Fino all'anno scorso conducevo una vita normale. Vivevo nel posto più bello del mondo, la mitica Brooklyn, con due super genitori. Ed ero appassionato di scienza e supereroi. Ma quando in un attentato ho perso mio padre, tutto è cambiato. Io non riuscivo a crederci. Peter Parker e sua zia May mi hanno aiutato. E anche Spider-Man, che ho poi scoperto essere Pete. Assurdo, no? Poi ci fu la crisi del respiro del diavolo. Un vero e proprio incubo. Tutti i nemici di Spidey erano sul piede di guerra. Ho cercato di aiutarlo, a modo mio. E alla fine... sì, è assurdo. Un ragno mi ha morso. E sono, cambiato. Non volevo spaventare mia madre e ho chiesto a Pete. E ora... siamo ufficialmente Spider-colleghi. Lui mi sta insegnando il mestiere del supereroe e sono diventato bravino con le ragnatele. Faccio ancora fatica a destreggiarmi tra questa vita e quella normale. Scuola, amici, la nuova casa. Ci siamo appena trasferiti ad Harlem. Ma non vedo l'ora di scoprire cosa mi riserverà il futuro. Gracias, chico. De nada. Che figata incredibile. Ti aiuto. Grazie. Di niente. Ehi, pensi di aggiungere anche il nuovo Spider-Man? Il ragazzino? Sì, forse. È che preferisco l'originale, sai? Sì, lo so. Senti, la bodega di Theo è qui vicino. Sì, insegna gialla più avanti. È facile. Grazie. Bel lavoro, comunque. Ma lascerei uno spazietto per l'altro. Non si sa mai. Andiamo. Ehi, Pete, sto arrivando. Ho perso il convoglio? Ancora no, stanno controllando gli ultimi dettagli. Deve essere una soddisfazione veder tornare al raft i tizi evasi l'anno scorso. Altro che. Il raft è un pugno in un occhio, ma è sicuro. Spero solo che l'abbiano reso a prova dei Doc Ock. Speriamo. Ok, ti ho quasi raggiunto. Arrivo. Meglio dire a mamma che farò tardi. Miles, che tal? Hai la lista della spesa? Ehi, mamma! Sì, ma la bodega aveva finito il latte di cocco. Provo in un negozio in centro. Ah, grazie. Ma evita Midtown. Il trasporto detenuti ha bloccato il traffico. Ah, già, hai ragione. Ci vediamo a cena. A dopo. Cavolo! Ma come fa Pete a tenere segreta la sua identità? Mi stressa da morire.
rilassati. Devi solo aiutare Spider-Man a proteggere un trasporto detenuti. Puoi farcela. Inspira, espira. Rilassati. Pete, sei qui? Mi sto solo sparando un caffè. Come fai a bere? Con molta, molta attenzione. Ok, si va. Qui Alex-2 con carico pesante. Ricevuto Alex-2, vi vediamo. Sembra una grossa operazione. È chiaro. L'anno scorso sono evasi a centinaia dal raft. Ora vanno riportati dentro. E la polizia non vuole rischiare. Specialmente col nostro ospite d'onore. Rilevo molte interferenze. C'è uno dei tizi che ha aiutato Doc Ock. Credo di sì. Forse Vulture, forse Scorpion, forse qualcuno di più grosso. Direi abbiamo un problema. Aspetta, Miles, lascia. Tranquillo, Pete, ci penso io. Miles, no! È sicuro? Alex-2 fuori asse. Miles! Il peso è spinazzato. Regia 236. La Clutch non risponde. Pronti all'impatto! Alex-2 è impicciata! Alex-2 precipita! Tenersi, tenersi! Alex-2 a terra! Nessuna vittima! Carico compromesso! Squadra intervento inviata! Resistete, Alex-2! Pete, mi dispiace! Io non volevo! Tutto ok, tranquillo. Dobbiamo solo contenerlo prima. Che succede a questo? Ciao, bei ragnetti! Lascia a me, Rhino! Tu invece pensa a fermare gli evasi! Sì, ok, d'accordo. Colpo Spider-Man! Pete non mi affiderà mai più una missione del genere! Bel lavoro con quell'elicottero, Pivello! Sei un vero eroe! Ehi, hey, gente! Che ne direste di una pausa, eh? Ne potremmo parlare con calma, che ne dite? No? Ok! Non hai scampo! Ti manderò a tappeto! Aspettavo questo momento! Non posso deludere, Pete. Devo riprendere il controllo. Sei un campioncino in erba che aspetta una grande carriera! A lui fa sembrare tutto facile! Dove sono le strade, Spider-Man? A dire il vero, terrificanti! Ah, Natale a New York! Amo questa città! Non avevo mai visto quel bestione da vicino! È da brividi! Definizione discutibile! Musica natalizia preferita? Niente dopo il 1965, vai! Bellissima! La mia è... Wow! Cioè, wow! Fermo! Yeah!
piedi! Via! Avanti! Dobbiamo andarcene! Miles, mi serve una mano qui! Sei libero? Sì, quest'anno le feste ti hanno fatto un brutto effetto! Arrivo. Dobbiamo cominciare. Porca vacca! Ma che cosa... Oh, ehi, scusate, buon Natale! Pete, da 1 a 10, come stiamo andando? 10 per lo spettacolo, 1 per il controllo dei danni. Domani il fuoco farà scintille, fidati! Se nessuno si farà male, sarà già un miracolo. No, no, la festa d'inverno! Pete, la situazione sta sfuggendo di mano! Non pensarci nemmeno. Lo perderemo, dobbiamo solo lavorare insieme. A proposito... Sarebbe darmi una mano qui? Sì! Sì! Ci sono! Ok, Pete! Ti aiuto io! Portalo via, cowboy! Oh no, non il centro commerciale! Veniti forte, ragnetto! Spider-Man! Ehi! Mi serve aiuto! Ehi! Mi salvo! Ti è al sicuro? Anche tu! Non hai un hobby che si chiamino distruttore! Mi piace andare a pesca sul Volga! Sembrerebbe carino! Il potere di vita e di morte Bambino. Mi eccita! Ora c'è almeno! Preso! Via da qui! Presto! Grazie! Prego! Non toccare i bambini! No! Ho passato gli ultimi 6 Natali chiuso dentro 9 metri d'acciaio! Ma quest'anno voglio proprio divertirmi! È una minaccia! Troppo poco. È una fragile minaccia! Troppo facile. Forse è una mente fragile! Oh! Ehi, Jonah! Bel dottore! Molto natalizio! Minaccia. Un inutile, infida, incontrollata minaccia! Già, già, proprio qui! Colonne Stars, ormai è tardi. Ciao, mamma. Sì, il latte di cocco. Lo sto ancora cercando. È un po' complicato. Stai correndo? Sì, scusa. Rischio di perdere il treno. Mira, amico, non sei a smentiroso. Prendi il latte e rientra, per favore. Sì, ma ti chiedo mucho. Proprio qui! Oh, dove stai? Ormai è tardi. Ciao, mamma. Sì, il latte di cocco. Lo sto ancora cercando. È un po' complicato. Stai correndo? Sì, scusa. Rischio di perdere il treno. Mira, amico, non ti aspetti. Prendi il latte e rientra, per favore. Sì, ma... ti chiedo mucho. Io también te quiero. Ora o mai più, Miles! Dobbiamo fermarlo! Arrivo! Dobbiamo fermarlo e anche in fretta! Sì! Ma come facciamo? Alziamo la temperatura! Oh, male, male, molto male! Pete, stai bene? No! Oh no, no, no! Sto bene! Faccio io! Viene da te! Preparati!
Forse mi serve un minuto. Altri lassù. Riportiamo Spider-Man, stai bene? Pete, sveglia, amico.
Sveglia, su! Questo Spider-Man è rotto. Vorrei cambiarlo con uno. Ah! Questo può andare. Miles, vattene via. Ehi, devi stare indietro. Sei vivo? Più o meno. Ragazzi, wow, ma wow. Simon Krieger, capo sviluppo della Roxxon Energy. È un piacere. Piacere? Scusa, ci è finita la palla nel tuo cortile? No,
vi devo un favore. Abbiamo appena rilevato la proprietà e dovevamo comunque demolirla. Ma siete stati i più veloci di noi. Vi ringrazio. Entrambi. Hai steso Rhino da solo? Farai strada, ragazzo. Grazie, ma è ancora pericoloso. Nah, ora lo diamo alla polizia. Sapete, a volte penso che questi soldati non servano, ma poi succede questo. Oh, il dovere chiama. Ehi, è stato un piacere conoscervi. L'alba del futuro. Pronto? Ehi. Ha ragione lui. Sì. Andiamocene. Beh. Ci penserà la polizia. Beh, ecco. Sì. Grazie. Sì, grazie. Ok. Bioelettricità. Wow. Lo devo ammettere, sono un po' geloso. Ehi, senti, l'originale è sempre il migliore. Ma testiamola domani. Analizziamo il voltaggio. Cavolo, sì, scusa, volevo dirtelo prima, ma purtroppo devo andare via per qualche settimana. È una specie di scherzo, Pete. No, MJ lavora oltreoceano per il Bugle e ha detto che le serve un fotografo. Sarà una specie di vacanza per noi. Oh, cavolo. Senti, non so se posso cavarmela da solo. Oggi l'ho combinata grossa con quell'elicottero. Ma poi ti sei rifatto alla grande. Mi hai salvato le chiappe, Miles. Solo fortuna. Ehi, io me la sono cavata per 8 anni senza aiuto e ho perso il conto dei disastri che ho combinato. Ma è così che si impara. Questo cos'è? Un regalo di Natale. Però prima serve il giuramento. Ah. Ok. Io giuro di fare tutto il possibile per proteggere la città. Sì, lo giuro. Bene. Il giuramento è una cosa vera. Ovvio. Di certo non l'ho inventato ora. A presto, Spider-Man. L'unico Spider-Man di New York. L'unico Spider-Man di New York. L'unico Spider-Man di New York. Non devo rovinare tutto. Ehi, hey, Genki. Ehi, hey, Rhino! Cosa? Già, dove sei? Sei riuscito a entrare in casa? Sì, mi ha aperto tua madre. Ho svuotato i bagagli per terra. Ora sono al parco a fare 2 passi. Ah, ottimo! Passa dall'anfiteatro, voglio mostrarti qualcosa. C'entra col ragno! Ti prego, dimmi che hai preso un pezzo del corno di Rhino! Ho visto delle foto del combattimento, pazzesco! Sì, c'entra col ragno. Ma è molto meglio di un corno. Oh, adoro la suspense. Arrivo.